Razzo, orgoglio di Reggio, così la Curva Sud saluta Giuliano Razzoli. Saverino e signora, anche Saverino a seguire la partita senza stampelle, ha già ripreso a lavorare. Luca Barbeno di Brescia, l'assistente Massimiliano Sirchia di Genova e Calogero Drago di Caldanisetta. I primi due saranno protagonisti subito, fin dall'inizio, perché al secondo minuto la Reggiana va in avanti con Nardini. Rossi, magia di Rossi, un colpo di tacco a liberare Nardini. Nardini entra in area, non c'è nessuno, allora si ferma, evita Giordano, mette in mezzo, tacco di Anderson, gol regolarissimo, come dimostra questo fermo immagine. Ci sono due giocatori, Giordano e il portiere, tra Anderson e la linea di porta. Il gol era regolare, difficile da valutare, difficile da valutare. E questo se è fallo è dentro l'area, non fuori, caro signor arbitro. L'arbitro dice però fuori, e allora via piana, Anania, Alessi, trattenuto da terra col destro, il gol della Reggiana. Trattenuto da Scappini, Alessi riesce ugualmente a divincolarsi e con la punta del piede destro spingere in fondo al sacco il pallone. Anania, Alessi, guardate la trattenuta, questo è rigore, l'arbitro non fischia e Alessi da terra con la punta del piede mette dentro. Punizione di Sciacaluga, ribatte la barriera. Ancora il Ravenna al tiro facile, l'intervento di Tomasic. Andiamo al 14° minuto per vedere una girata di Scappini ribattuta dal compagno di squadra Piovaccari. Al 18° minuto, attenzione a Toledo, salta nettamente via piana, mette in mezzo per Piovaccari e solo rallenta Piovaccari. May lo travolge, l'arbitro dice giallo. Ci stava il rosso, ci stava, perché nell'immagine larga avete visto proprio Piovaccari stava per entrare in area, May lo travolge. È vero che Piovaccari rallenta, ma ci stava assolutamente anche il rosso. Toledo dalla distanza, Tomasic non si fa sorprendere dal rimbalzo. 27° ci prova via piana dai 25 metri, Anania si distende bene in tuffo e blocca. Attenzione al 30° minuto, mentre andiamo a rivedere il replay sul tiro di via piana, la Reggiana regala un calcio di punizione al Ravenna. Ma dove andrà mai Sciacaluga da quella posizione? Alessi però va a raddoppiare ed ecco il secondo assistente che immediatamente dice calcio di punizione. E allora Sciacaluga va a mettere in mezzo e Felci di testa stacca su Stefani e va a colpire e mettere dentro. E la mezz'ora lo merita il Ravenna, il pareggio lo merita perché stava giocando bene. Nulla da dire, peccato perché questa punizione è stata forse un po' regalata dalla Reggiana al Ravenna. Ma attenzione perché la Reggiana reagisce, Rossi dal limite, pallone che sorvola la traversa, ma al 46° minuto via piana prova l'apertura sulla sinistra per Anderson. Anderson va a mettere in mezzo, anticipa Anania, Rossi con una zampata e va a festeggiare sotto la curva sud dicendo 5 più 5 uguale a 10. 10 i gol che ho segnato fino a questo momento in campionato. La zampata di Rossi, Reggiana in vantaggio. E questa è la fine del primo tempo. Nella ripresa Rossi e Giordano scherzano, clima sereno, tranquillo, lo inviperisce l'arbitro Luca Barbeno di Brescia. Come? Andando ad inventarsi un calcio di rigore in favore del Ravenna che assolutamente non c'era. C'è un angolo e l'angolo viene battuto da, come sempre, Sciacaluga. Attenzione, respinge Tomasic, il tiro e il petto di Alessi. Guardate, lo stesso Giordano corre verso il centro per andare alla caccia del pallone. Il guardaline ha alzato la bandierina e ha indicato all'arbitro calcio di rigore. Cosa combina Rossi? Si toglie Alessi, si toglie la maglia e dice: guardi qua, c'ho ancora il bollo rosso sul petto, lo si vede. Ma nessuno dei due, ma soprattutto l'arbitro, ha il coraggio di dire sì, è vero, questo è evidente e come tale io ritorno sulla mia decisione. No, assolutamente, molto più comodo far valere quello che è l'autorità dell'arbitro, non sfiduciare il proprio collaboratore e di fronte all'evidenza dire calcio di rigore ed espulsione. Ammonito Stefani e Anderson cosa fa? Applaude l'arbitro e qui le colpe non sono dell'arbitro. Questo è l'unico episodio in cui onestamente Luca Barbeno non ha colpe. Guardate, guardate Anderson. Eh no,
le disposizioni sono chiare, non si può applaudire l'arbitro in segno di scherno. E questo rosso purtroppo ce lo siamo andati a cercare noi. In questo caso l'arbitro non c'entra niente. Ma guardate, guardate il bollo rosso sul petto di Alessi. Calcio di rigore, para Tomasic il tiro di Scapini. Para Tomasic il tiro di Scapini. Boato della curva sud. Ma la Reggiana è 9 uomini contro 11. 9 uomini contro 11 dal settimo minuto del secondo tempo. Fuori anche il dottore Paolo Simonazzi. Fuori anche il dottore, dice l'arbitro. Avanti pure. E il dottor Paolo Simonazzi, vabbè, lui magari a Verona ci potrà andare ugualmente. Staremo a vedere. La Reggiana cerca di alleggerire di tanto in tanto la pressione di una Ravenna che è capace solo di crossare in mezzo, non ne va al tiro, poi dalla mezz'ora in poi incomincia veramente a provare anche il tiro dalla distanza, mentre Tomasic si becca un giallo pesantissimo, era in diffida, non ci sarà a Verona. Sciaccaluga al volo, pallone fuori. Toledo ancora pallone alle stelle. Trentesimo minuto, Rossi spinge Sciaccaluga che cade male, attenzione, Sciaccaluga prende un colpo alla schiena, ci sono momenti di apprensione, Sciaccaluga non sente più le gambe, ci sono attimi di paura, poi fortunatamente il regista del Ravenna si riprende, meglio così. Ma attenzione a Toledo, Toledo, destro di Toledo, una fucilata, nulla da fare per Tomasic. Facile sarebbe accusare Tomasic, ma bisogna anche riconoscere che la botta di Toledo, mentre qui vediamo delle immagini che dovevano essere dopo, ma vabbè, adesso poco male, insomma, è stata una giornata veramente dove c'è stato tanto da fare, ovviamente con Razzoli, con questa Reggiana. E il gol di Toledo, il gol di Toledo quindi da fuori area, questa sventola al 35esimo minuto. Da notare che il Ravenna segna quando è in 10 uomini, la Reggiana sempre in 9. Dicevamo, il Ravenna segna quando è in 10 uomini perché Sciaccaluga, uscito per infortunio, non poteva essere sostituito in quanto Vincenzo Esposito, l'allenatore del Ravenna, aveva già fatto ricorso alle tre sostituzioni. Esce Rossi al 39esimo minuto, entra Temelin, ma non c'è null'altro da segnalare fino alla fine della partita, se non l'arbitro che viene accompagnato negli spogliatoi sotto braccio da un carabiniere e da un poliziotto. Un'immagine un po' così, diciamo la verità, nel senso che è triste vedere che le partite di calcio finiscono con la forza pubblica in campo a difendere l'arbitro. L'arbitro ovviamente se ne poteva uscire tranquillamente, che non sarebbe successo più nulla in campo. Ormai i giocatori della Reggiana quello che avevano da dire l'arbitro gliel'avevano già detto durante la partita, ma soprattutto al momento, al quinto minuto del secondo tempo, quando l'arbitro, o peggio, forse questo Massimiliano Sirchia di Genova, primo collaboratore, si è inventato questo rigore sul colpo di petto di Alessi, insomma un rigore un po' che avete visto del tutto inventato. La Reggiana è arrabbiata perché sinceramente dice, beh, adesso basta, nel senso che abbiamo subito nelle partite importanti, decisioni importanti, con il Verona in casa, poteva cambiare il campionato della Reggiana e del Verona, un calcio di rigore enorme, non è stato assegnato. Con il Portogruaro sappiamo cosa è successo, due calci di rigore, due espulsioni e non è niente girato per la Reggiana, oggi anche questo. Poi avete visto le immagini del pubblico fuori, adesso ci ritorneremo tra un attimo. C'è da dire che fortunatamente Reggio ha un pubblico con due caratteristiche, intelligente ed educato, e quindi qualche vaffa e qualche belle fischio e qualche pernacchione all'indirizzo di Luca Barveno, ma tutto è finito lì. C'era la forza pubblica che controllava, ma non è successo nulla, e questo è un fatto estremamente positivo.